E allora vorrei che Pierfrancesco, che ha avuto il privilegio di condividere con Piera quest'ultimo set, ci raccontasse com'è andata. Grazie. Io ho avuto il privilegio di lavorare con Piera due volte. E Riccardo e Piera erano molto legati. E quindi penso che sia anche poi giusto che Riccardo dica una cosa riguardo. Io, quando eri sul set con Piera, non rischiavi mai di fare una cosa sbagliata, perché Piera era di una spietata leggerezza e bastava guardarla negli occhi per essere in parte, come si dice. E, è stata una grande fortuna per me averla incontrata sia nel film di Maria Sole Tognazzi che qui. Perché io ho una profondissima ammirazione per chi riesce a essere così profondamente se stessa e se stesso facendo questo mestiere. E Piera ti metteva sempre nella condizione di grande generosità e apertura. E molto spesso di fronte a Piera mi sono sentito pieno di cose inutili. Sia nel film di Maria Sole che in questo. Ed era una persona che non sembrava, ma ti portava sempre lei. Era come ballare con qualcuno che sa ballare molto bene. Balli meglio pure tu. Riccardo, anche tu vuoi ricordare Piera in qualche modo? Sì, un giorno, insomma, con Piera abbiamo lavorato tanto insieme e un giorno mi chiama e mi dice: guarda, Piera, un secondo, devo dirti una cosa. Ci mettiamo uno di fronte all'altro e vedo che ha questi tubicini. Io sapevo che ho seguito il percorso della malattia di Piera, insomma, però aveva questi tubicini. Io non ne posso più fare a meno, mi dice Riccardo, che secondo te che faccio? Posso fare l'attrice ancora con l'ossigeno così? Dico: certo Piera, tu sei Piera, tu puoi fare quello che vuoi, Piera. Certo, facciamo in modo che sia così. Sarebbe tanto bello, insomma, lei intanto batteva niente così, no? Cioè, no, che bello sarebbe così. E allora sono andato da Furio e da Giulia, e eravamo nella fase di scrittura del film, no? E abbiamo aggiunto questa nonna cinica e consapevole, come era un po' anche Piera nella vita per certi aspetti, ma io sono sicuro che si sia divertita molto, insomma. L'ultima cosa che ha fatto sul set, il giorno, insomma, che l'ultimo giorno di lavorazione per lei, eravamo in una scena, insomma, in cui un po' tutti ballavano, no? Il finale, insomma, chi ha visto il film, e mi sono avvicinato con un po' di, anche se un po' me l'aspettavo, insomma, che avrebbe reagito in questo modo. Cioè, mi ha detto: senti, che facciamo, Piera, balla pure tu, perché doveva stare seduta, lei doveva stare seduta per necessità. Tutto il film lei è seduta, insomma, no? Però era un personaggio che glielo consentiva. In quel momento lì doveva alzarsi in piedi, e che dici, Piera? Ma certo, ma aspetta, buono, non ti preoccupare. Do il motore e Piera comincia a ballare. Cioè, si alza in piedi miracolosamente dalla sedia e comincia a ballare. Una forza che non aveva, ma che ha trovato. Ecco,